Torna in carcere il 49enne arrestato già a gennaio 2018 per maltrattamenti. La permanenza in carcere non è evidentemente servita perché l'uomo, tornato in libertà ad aprile, ha cominciato nuovamente a maltrattare la madre che lo aveva riaccolto, pensando che fosse cambiato. Ma appena dopo una settimana di tranquillità ha ripreso a fare abuso di alcol e ad avere un atteggiamento aggressivo, costringendo l'anziana donna a vivere in continuo stato d'ansia e terrore. Continue e insistenti le richieste di denaro che, se non soddisfatte, sfociavano in atti di violenza fisica, insulti e minacce di morte. Non mancavano gli atti di vandalismo e danni di vari suppelletti dell'appartamento. La donna ha quindi chiesto nuovamente aiuto alle forze dell'ordine, a cui la stessa ha manifestato la propria disperazione e frustrazione a causa della condotta del figlio. Non le è rimasto altro da fare che denunciare nuovamente il proprio figlio. I poliziotti e i lavoranti lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, estorsione e danni della madre.